Faccio il lavoro, perché stanno tutti piazzati, non si sposano perché non possono mangiare la moglie. E loro vanno tutta la coppia in pensione dei vecchi. Mio nipote è venuto a scuola già tanto tempo e sta a mezza vivo, fa cuoco, senza lavoro, come da fare lui a io? E non si può sposare, non può, te non hai due figli in da casa. O marito, o padre, che da fare? Quando andate a mangiare? La moglie, i figli, affitti i casi. O magari... Più di 5.000 persone unite in una sola grande manifestazione per dire sì allo sviluppo e alla coesione sociale nel Mezzogiorno, attraverso un rinnovamento della classe dirigente, l'inclusione di giovani e donne nel mercato del lavoro, la lotta agli sprechi, alle ingiustizie e alle inefficienze. A Napoli, Reggio Calabria, Bari, Palermo, in videoconferenza personaggi autorevoli del mondo del sindacato, delle associazioni cattoliche, delle istituzioni, ma anche tanti lavoratori, giovani e donne, hanno dato insieme voce al Sud in un confronto a distanza sul tema classe dirigente, bene comune, sviluppo, ripartire dai valori per un nuovo Mezzogiorno. Dal forum delle persone e delle associazioni di ispirazione cattolica nel mondo del lavoro, composto dalla CISL, Movimento Cristiano Lavoratori, Compagnia delle Opere, Confartigianato, Confcooperative ed Acli, un appello a tutte le persone di buona volontà per la salvaguardia del Meridione. Sì, un'esperienza straordinaria che mette in comunicazione, in rete, tanta buona parte del Meridione, fatta di lavoratori, fatta di intellettuali, fatta di, comunque di cristiani, che vogliono, attraverso le proprie motivazioni, rendere più fertile il terreno dell'impegno nel Sud, perché solo l'impegno costruisce classe dirigente, solo una classe dirigente consapevole riesce a cambiare le situazioni del Meridione. Noi facciamo bene a chiedere più soldi per il Meridione, facciamo bene a chiedere più strumenti per il Meridione, più attenzione per il Meridione, ma se non c'è una classe dirigente che ha coscienza della arretratezza del Meridione, dei problemi del Meridione, dei problemi dei giovani meridionali, delle donne meridionali, delle persone anziane meridionali, noi con tutti questi soldi, al solito, come è successo più volte, non sapremo che farcene. Sono tanti problemi e non si sa nemmeno da quale cominciare. Penso che si parli di disoccupazione, si parli degli ultimi giorni, si vede che in provincia di Napoli c'è il problema degli inceneritori, quindi dell'immondizia che è nuovamente per strada. L'emergenza è veramente un po' ovunque. Ma credo che il messaggio che venga fuori oggi dal forum è un messaggio chiaro. Bisogna mettersi in discussione, bisogna farlo con grande serietà e con grande responsabilità. Non possiamo fare in modo che siano gli altri a decidere su questioni che attengono alla vita delle persone. Noi rappresentiamo persone e abbiamo una responsabilità in più rispetto a questo. Io lavoro a Pomigliano dal 90, ecco. Vivere con 750 euro al mese non è una cosa bella. Io, padre di due bambini, sposato, con un mutuo, andare magari da mia madre per raccimolare qualcosa non è una bella cosa. Noi abbiamo davvero bisogno di poter mettere a frutto tutte quelle che sono le nostre potenzialità e le nostre capacità. E in particolar modo puntando su quelli che sono i gioielli del Mezzogiorno. Pensiamo alla ricerca, pensiamo all'artigianato, pensiamo all'imprenditoria. Potremmo essere un fiore all'occhiello e aspettiamo che le istituzioni si accorgano seriamente di quello che ci occorre per poterlo portare avanti. Immigrare c'è molto problema qua, però non c'è lavoro. Se non lavoro non posso vivere bene. Allora, se non c'è lavoro, come facciamo noi? Tutti quanti. Deve pagare la luce, pagare il corrente. Allora, se non c'è lavoro, come deve fare? Siamo veramente rovinati qui al Mezzogiorno, al Sud. Voi nelle scuole dove magari non ci sono le strutture, sulla sicurezza, sugli enti locali che sono lenti, ma lenti davvero a costruire, a fare delle scuole belle per i nostri figli, i nostri nipoti. Non tutti sanno che Rione Sanità è un quartiere ricco di storia, di arte, di bellezze. Come dovrebbe essere? Dovrebbe essere un quartiere aperto a tutta la città e non il ghetto che invece è oggi. Un ghetto che ha fatti negativi che tutti conosciamo, ma che ha anche una napoletanità che altrove non si trova più.